Allora, commissario, lei è sul luogo del delitto, vorrei dire, nel senso che è veramente il suo territorio, il suo ambito. Ricordiamo una straordinaria passione che il commissario Totaro ha per questa disciplina, il canottaggio, ma anche per tutti gli sport dell'acqua. Sì, in effetti questa è stata la mia passione, sono 18 anni che ho dato insomma, molto del mio tempo libero a questa, a questo sviluppo di questa disciplina che la ritengo molto, molto salutistica, molto, molto impegnativa per le regole di vita. Poi noi abbiamo un'altra missione, quella di valorizzare le nostre risorse, penso alle risorse laghi in generale, qui non solo qui, anche altri bacini della Basilicata si prestano molto bene a fare questa attività sportiva. Ma lo sport in senso lato, nelle aree protette, penso che possa essere un buon motivo per far conoscere i nostri luoghi. Commissario, chiaramente il parco, voglio dire, questo è il suo lavoro fondamentale, voglio dire, qui davvero si deve dispiegare tutta la volontà, la vitalità di un'istituzione appunto come il parco. E certo, il parco, se è nella concezione dell'istituzione di questo organismo, non è solo come fatto conservativo, ma è anche come fatto diciamo, di fruire del territorio. La fruizione significa anche far fare dello sport con delle regole e cercare di mettere in rete queste nostre risorse, perché poi abbiamo un bacino straordinario, quello della Puglia. I pugliesi vengono nel Pollino, vengono nella Val d'Agri, vengono nella Conegrese, noi sappiamo le nostre cime d'inverno. Sono soprattutto questi amici pugliesi, però dobbiamo confezionare ancora il sistema, il prodotto turismo che non c'è ancora, purtroppo ci sono tanti elementi di positività, però forse siamo in ritardo a dare una concezione compiuta di fare turismo. E il parco potrebbe fungerà sicuramente da coordinamento, già lo sta facendo. Il parco, per la parte che mi compete sul versante dell'Appio Lucano, con i PIOT stiamo mettendo un sistema diciamo, di reazione, un sistema diciamo, organico, ma penso anche qui lo sforzo del parco del Pollino, che anche oggi loro sono sponsor di questa manifestazione, penso che è la strada giusta, cioè gli enti devono essere attenti a questi fenomeni, dobbiamo stare vicino, dando il massimo della nostra competenza, ma anche di attenzione nel senso di dare dei servizi. L'utente vuole il servizio, più che diciamo, godere della risorsa, ma con dei servizi appropriati. Qui c'è molta strada da fare, ma ce la metteremo tutta. Insomma. Commissario, per concludere, sempre meno diga, sempre più lago, vero? È giusto, queste nostre opere, così come si sono inserite nel paesaggio, quelle del Pertusile ma anche queste di Senise, in effetti noi la chiamiamo lago impropriamente, ma ormai stanno prendendo la forma di bacini che possono essere non solo utili per la parte idrica, la parte che le compete, ma anche per la parte sportiva e ricreativa. Grazie. Grazie. Chiaramente non poteva mancare il sindaco di Senise e il sindaco Castronuovo a questo evento sportivo che ancora di più esalta e mette in risalto le potenzialità dell'ormai lago di Senise. Sì, è proprio così, da qualche anno a questa parte non chiamiamo più invas, ma chiamiamo il lago di Senise. Ormai questo è uno specchio d'acqua in un bellissimo paesaggio, insomma, contorniato di tante bellezze anche di tipo naturale. Noi ci crediamo come amministrazione, puntiamo sulla valorizzazione di questo invaso per la promozione turistica. E credo che lo sport, in modo particolare in questo caso, quindi gli sport acquatici, ma anche gli sport che sono rivolti alla natura, come possono essere le corse campestri, il cavallo, il tiro con l'arco, e a questo proposito noi stiamo organizzando all'interno del PIOT un'iniziativa all'inizio di ottobre, proprio di alcune giornate, proprio di promozione dell'invasa attraverso le pratiche sportive. Questo sicuramente è una cosa importante perché si collega agli investimenti che la Regione Basilicata sta facendo su questo territorio, su questo invaso. Ormai abbiamo avuto tutte le autorizzazioni per la realizzazione del macroattrattore. Giorno 15 sarà una cabina di regia, lì avvieremo proprio per l'espletamento della gara, per dare inizio al lavoro, che noi ci auguriamo insomma, che almeno all'inizio dell'autunno possono avviarsi. Insomma. Questo è l'auspicio. Io devo ringraziare in modo particolare il nuovo presidente dell'Associazione Canottieri Lucani, Franco Bellusci, perché sta rilanciando questo sport a Senise, che aveva avuto un periodo di stasi, insomma, con degli incontri nelle scuole, quindi si stanno avvicinando nuovi ragazzi e ragazzini a questa pratica sportiva.
Noi siamo stati anche interessati il mese scorso da una grande iniziativa, le regate veliche, per quanto riguarda la finale dei giochi studenteschi, e questo lago ormai è collaudato. Noi siamo pronti anche a nuove avventure. Abbiamo citato infatti un rapporto con le scuole che sicuramente si potrà ampliare sempre di più, anche in riferimento ad alcune strutture al coperto che ci sono e che potrebbero poi essere utilizzate nel periodo autunnale o invernale. Sindaco, questo lago può essere un punto d'onore quasi dello sviluppo di Senise, cioè un punto forte, formidabile, per anche cercare di guardare con fiducia ad un futuro che di questi tempi scricchiola sotto i piedi, soprattutto degli amministratori probabilmente. Sì, è proprio così, noi siamo convinti di questo e a questo proposito ci siamo già mossi. La settimana scorsa abbiamo fatto un incontro a Potenza, all'APT, con il rappresentante del MIUR provinciale, Mariolina Camardese, con il rappresentante del CONI provinciale e regionale. Stiamo preparando proprio dei pacchetti dove si vedrà coinvolto proprio il mondo della scuola, quindi la pratica sportiva collegata quindi al mondo della scuola. E su questo credo ci sono delle buone aspettative, siamo in contatto anche con il CONI nazionale proprio per avviare, stiamo tenendo di creare le condizioni per avviare su questo lago una scuola di formazione degli sport acquatici, che sicuramente, da quando anche è stato affermato anche nelle giornate delle regate veliche, questo è un campo che merita molto. Noi potremmo essere un punto di riferimento non solo a livello regionale, ma io dico a livello del mezzogiorno. Noi siamo fiduciosi in questo perché sicuramente può essere un'opportunità, come le diceva lei prima, anche dal punto di vista occupazionale, per dare una risposta in questo momento dove ormai la crisi attanaglia tutti i settori, e potrebbe essere sicuramente una buona risposta anche come, se vogliamo, anche una spinta attraverso gli imprenditori a investire nel settore del turismo, nella ricettività e nell'intrattenimento in modo particolare. Grazie Sindaco Castronovo, grazie.